Parlando di mirrorless di casa Canon, oggi andremo a scoprire quali sono le prestazioni ad alti ISO della Canon EOS R5, una delle migliori fotocamere mirrorless messa fuori da Canon, che mette in campo una eccezionale gamma dinamica che supera abbondantemente i 14 stop. Oggi andremo a vedere come si comporta un sensore full frame da 46 megapixel, che sono un po' tanti. Quindi andremo a vedere se le incredibili prestazioni sul fronte della gamma dinamica vengono pareggiate anche sul fronte degli alti ISO. Prima di cominciare, vi ricordo che questo è un canale che tratta i temi di fotografia, videomaking e design, per cui se questi temi vi stanno a cuore, cliccate sul bottone iscriviti e attivate anche la campanella in modo da non perdervi i prossimi aggiornamenti e ne vedremo presto delle belle. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come detto oggi parliamo nuovamente di Canon EOS R5. In particolare andremo a vedere come si comporta questa fotocamera quando viene veramente stressata, andremo a vedere come si comporta quando andiamo ad aumentare a dismisura i suoi valori ISO, arrivando proprio agli estremi. Bene, abbiamo visto un piccolo test operativo molto semplice che serve a capire quali siano le reali prestazioni ad alti ISO di una fotocamera come questa. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se vi interessano le prestazioni ad alti ISO della fotocamera o videocamera che state utilizzando, se la utilizzate in situazioni run and gun in cui questo tipo di impostazione ha un peso, oppure se la utilizzate solamente in studio dove in un contesto di luce controllata i valori ISO possono essere tenuti bassi. Vi chiedo a questo punto di mettere un like a questo video, perché se l'avete guardato a questo punto sono sicuro che il video ha in qualche maniera influenzato la vostra scelta di fare una follia come acquistare una fotocamera come questa. Vi assicuro che il pregio di questa fotocamera è assolutamente senza eguali, ciò non di meno la cifra esorbitante che viene richiesta per portarsene a casa una è un grandissimo malus nei confronti di moltissimi fotografi. Se avete ulteriori domande su questo particolare modello, io vi aspetto come sempre nei commenti, anche se purtroppo non sarà più in mio possesso a partire da domani, nel momento in cui sto registrando questo video, per cui qualsiasi domanda su qualsiasi tema io non abbia coperto nel corso di questa serie di video che ho pubblicato in questi giorni, e vi lascio il resto dei video in card, quindi andateveli a recuperare, qualsiasi ulteriore domanda troverà da parte mia una risposta che però andrà un po' a tentoni, perché non avrò più il pezzo originale in mano, quindi si baserà sulla mia esperienza e su quello che ho imparato nel corso di questa prova. A questo punto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.